fatto che gli segnala come critico, da quando sono iniziati i lavori è stato tolto da area destinata a sosta, tanto è vero che gli stalli in linea lungo il muro di separazione tra palazzo e ex tribunale oggi non è dedicato alla sosta, gli stalli sono stati cancellati. Sicuramente è un passaggio stretto, questo è legato ovviamente ai lavori in corso, per cui noi riteniamo che sia una questione di tempo, dopodiché l'accesso all'uscita dovrebbero ritornare come furono inizialmente ridisegnati, quindi dovrebbero anche risolversi questa situazione dei trick. Se così non sarà, evidentemente apporteremo le opportune modifiche. Per quanto riguarda l'accessibilità o meno, la fruibilità o meno del parcheggio, ci sono sicuramente, e non da oggi lo abbiamo rilevato, dei punti difficili, però insomma chi basta girare un po' per tante altre strutture analoghe e i passaggi spesso sono così stretti che sembra impossibile quando potesse entrare. E quindi credo che, fermo restando la necessaria attenzione, il parcheggio vicino comunque sia fruibile liberamente e facilmente, così come di fatto avviene. Ecco, il consigliere Zanelli sollevava il problema della segnaletica. Sul muro di cinta, di separazione, sono ammessi per segnare il divieto di sosta, per cui chi sosta in quel punto è passibile di sanzione. E giunge a noi un po' strano, ecco, che c'è stata, come egli racconta nell'interrogazione, questo punto di domanda, questo dubbio da parte sia del consigliario sia dell'agente di polizia municipale interpellato, che ripeto, credo che lui l'abbia visto, sono regolarmente affissi in movimenti, ma sono in precarietà perché non è facile collocarli altrove e quindi sono facilmente visibili. Per quanto riguarda infine il passaggio su Viale Rossetti, l'assessore Mazzer mi comunica che sono già in affidamento i lavori e la tempistica dovrebbe, come dire, aggirarsi e contenersi per 4-5.